prego, signora, non faccia così. Sono incinta! Arresta! Questi sono i risultati delle analisi. Lei aspetta un bambino. Non può essere, non può essere accidenti per te! Rosita, è la più bella notizia della mia vita. Perché fai così? Perché mi avete ingannato, Flori. Sono una ragazza d'altritanti. Queste cose non si fanno. Vergogna, vergogna! Rosita, aspetta un bambino. Ma non siete neanche sposati. Sono così felice e fiera. Ho bisogno di un corso preparto. Mi serve passeggino, biberon, panolini, ciuccio e poi cos'altro. Olio per il sedere, un matrimonio, il burro talco. Insomma, voglio diventare mamma già da ora. Così non sarò impreparata, mi capisce? Voglio lo stetrica 24 ore su 24. Deve stare con me giorno e notte. Poi voglio... Sto bene. Ho bisogno del libro dei nomi. Ce l'avete almeno? Ma dei nomi? Ce l'hai il libro dei nomi, Flor? Che dici? Andiamo, c'è come su? Possono non avere il libro dei nomi in una clinica? Come faccio io a decidere il nome del bebè che metterò al mondo? Dimmelo! Ascolti una cosa. Respiri. Che nome gli metto? Margherita della Oia. E se maschio però, come si fa? Vieni, Rosita, sì, andiamocene. Che ne forza, no, ci siamo, insomma, quasi. Sto benissimo, non ho bisogno di nessuna visita. Ho solo voglia di una piadina. Senta, tranquilla, siedi qui e aprire bocca. Così il medico potrà fare il suo dovere. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Avere chiamato lui. Cosa sono queste fotografie? Che vuole farmi? E quei signori che cosa hanno ingoiato? Che cosa sono quei tumori? No, stia tranquilla, sono solo dei disegni del corpo umano, signora. Da quello che mi è stato detto, lei ha ingoiato una mucca. Esatto. Bene, facciamo una bella ecografia. No, mi dispiace, non se ne parla proprio. Deve fare molto male, io non voglio soffrire. Non fa affatto male. Quello che voglio, dottore, è una semplice piadina. Si usa questo cilindro che termina con una pallina, si passa sulla pancia e tramite questo cavo l'immagine arriva al monitor. Fatto la sua pallina, tesoro, bravo, la sì, da io sola, capire che tu spaventa, ma restare qui tranquilla, seduta come adulta, così medico leva monetina. Signorina, ragioniamo, una moneta incastrata nell'esofago le può causare un arrossamento interno, un'emorragia, quindi direi che, insomma... Lei mi sta dicendo che potrei morire, che ormai è giunta la fine. No, non è così grave, no, non voglio morire così giovane, dita Massimo. Che lo perdono e che lo amo tanto. E per favore date un bacio ai ragazzi e agli altri. Ora rilassati, te lo chiedo per favore, non è così grave. Signorina, è rischioso non togliere. Va bene, ho capito, faccia quello che deve fare allora. Noi usiamo. D'accordo, sì, è meglio se aspettate. Tu permesso. Tranquillo. Ciao, ti voglio tanto bene, lo sapete, ti amo tanto. Noi anche. Allora. Avanti, proceda. Chi aspetta? Forza e coraggio. Che male, che dolore. Ha finito? Allora, che posso fare? Respiro profondamente, dico 33, no, mi muovo, manca molto. Stia tranquilla, per favore, ferma. No, è meglio se rimandiamo un altro giorno, per favore, la prego, eccola, ci siamo, trovate, sì. Ha proprio ingoiato una moneta, signorina. Questo lo sapevo, quello che voglio sapere, quanto mi resta da vivere, 24, 48, 72 ore, ce la faccio a salutare tutti? Che bambino? Di che sta parlando? Perché non lo sapeva? Aspetta un bambino. Per favore, dottore, non ci si mette anche lei. Mi sono già illusa una volta e ho sofferto abbastanza. Sul serio, basta. Ma vi siete messi tutti d'accordo? Guardi. Le presento suo figlio. Ci credo. Mio figlio. Bella notizia, eh? Sì, grazie. Bene, le raccomando di seguire un'alimentazione adeguata per poter eliminare, insomma... Io non voglio eliminare proprio niente, è la cosa più bella che mi sia successa nella vita, sono così contenta, vorrei poterlo ottenere dentro No, io sempre. Mi riferisco alla moneta. Ma di che denaro parla? Un bambino dentro di me, io odio il capitalismo, è possibile che non si renda conto di quello che conta veramente nella vita? Suo padre sarà contento. Oh, il padre, potrei parlarne per ore, bellissimo, è un conte, lo sa, un conte viaggiatore che vola... Ho detto viaggiatore? Massimo, il mio conte sta partendo, lo devo fermare prima che sia troppo tardi, amore, aspetti. Aspettami! Dimentica questa, tenga. Che c'è? La sua ecografia, ecco. E mi raccomando, mangi leggero. Oh, la prima foto del mio bambino, ma guardi che cos'è, grazie, devo scappare, mi scusi. Sì, attenta. Arrivederci. Oh, piccolo conte viaggiatore. Se solo sapessi che cosa c'è nel mio pancino. Mi aliento che mi insegna a venir, che la ganas de vivir, donde hasta sexy. Tesoro, aspettiamo che la signora scenda, eh? Suca flores de colores, mi jardín. Suca flores de colores, mi jardín. Hay un cuento
voglio tanto bene. Oh, l'ha chiamata mamma. Mamma. Aspetto un bambino. Diventerò mamma. Ah, diventerò mamma. Avevate ragione. Floricienta? Tu essere... Sì, Greta. Aspetta un bambino, sì. Ah, tanti, tanti auguri. Grazie, grazie. Ora che faccio? Ho voglia di parlare con Massimo, di raccontargli tutto, di raccontargli la cosa più importante. Fatine, quanto ci vorrà per far arrivare il messaggio al mio amore, per farlo arrivare a Cricolandia? Va bene, mi affido a voi. Mio conte, mio amore, siamo nel paese di Floricienta. A me e alla mia pancina manchi moltissimo dal profondo del nostro cuore, Massimo. Ti amiamo e vogliamo darti la notizia più bella che riceverai in vita tua. Sì, sarai papà, amore mio. È tutto così bello quello che succede. Lo so che stai salvando il tuo paese, ma dovresti essere qui con noi perché ti amiamo. Amore mio. Flor. Amore mio. Flor. Massimo. Flor. Devo tornare da fuori. Silenzio! Che cosa sta succedendo qui? Massimo! 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 Facci uscire da qui, aiutaci! Signore, torni indietro! No, no, signore, non me ne vado senza la mia figlia! Non me ne vado! Ti ho mandato messaggi intergalattici, dov'eri? Faccia come le dico, signore! Amore mio, ecco perché sono qui anch'io, ho bisogno di te. Venga con me, per favore! Aspetta, devo dirti una cosa molto importante. Ma signorina Florencia, non è il momento di dire una cosa del genere? Guarda dove siamo, Flor! Non importa, non importa, diglielo, diglielo! Massimo, tu sei la cosa più bella che mi sia capitata. Io ti amo con tutto il cuore e... Dimmi, Flor. Diglielo, diglielo. Diventerai papà. Non mi dici niente. Amore, signor conte. Massimo. Nina, nana, nina, questo bimbo a chi lo do? Ah, buongiorno, dormiglione. Dormito bene, amore? Ti sei fatto proprio una bella dormita, eh? Bravo, bravo, bravo. Buongiorno a te, amore buongiorno mio. Buongiorno a te, buongiorno a scusa, te. Scusa, ma tu non hai dormito per niente. Allora non mi ascolti quando parlo? Quante volte te lo devo dire? Non riesco a chiudere occhio. E sai perché? Dovresti saperlo, perché te l'ho già... Ehi, quanta passione, non esagerare, la bimba è presente. Si può sapere che ti prende? Auguri, futura mamma. No, che cosa c'è? Che cos'hai? No, la festa amore della mamma. Buona festa della mamma. Piano, piano ragazzi, potete farle male, piano. Ragazzi, oggi nessuno mi può fare del male, sono troppo felice. No, sì, no, tu oggi non fai proprio non niente, perché è la tua festa. La mia festa e anche quella di tua madre, non voglio che Anna mi odi. Dai, prestami le pantofole e viva, viva, viva! Franco! 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 No, Flora, attenta, Franco, aspetta, Franco! No, smettila di mangiare. Che cosa c'è? Sta arrivando la contessina, portati i pannolini! Calma! Arriva, arriva, arriva! Stai bene! Nascere!
essere falso allarme. Bebè, sì, stare bene? Certo, sta benissimo. Solo che prima minaccia di nascere e poi resta, certo, lì. Certo, un falso allarme. E con questo sono 5 falsi allarmi. E dobbiamo scattare tutti come soldatini sugli attenti. Beh, tesoro, il dottore ti ha già spiegato che ogni volta che senti qualche dolore non significa che stia per nascere. Manca ancora molto tempo. Sì, lo so, Massimo, ma cerca di capire. Vedo che sto gonfiando come un pallone, che ho le contrazioni e penso, beh, forse vuole nascere prima che Franco parta per il torneo. Su, Flora, essere normale che bebè si muovere dentro pancia. Va bene, se a voi costa così tanto accompagnarmi all'ospedale ogni volta che sto male, prenderò un taxi. Tesoro, sta tranquillo. E che accadrebbe se nascesse senza che ce ne rendessimo conto? Sì, potremmo non rendercene conto. Calmati, tesoro, va bene? Perché non ci prepariamo per la festa d'addio a Franco? Ja, e ricordare che tu puoi fare ecografia per sapere se essere piccolino o piccolina. No, non è necessario, sappiamo già che è una bambina. Non ne sarei così sicuro, sai, io penso che potrebbe essere un maschietto. Oh, Massimo, non fare il saputello, non hai la più pallida idea come di cosa, no, Flor, dici. È dentro di me, che cosa credi, che io non parli con la mia bambina? Tesoro, scusami. Amore, amore mio. Hai la pancia a punta, cosa significa questo? Che è un maschio? Oh, la pancia a punta, che cosa pensi? Che sia una barca? Ah, basta, vado a cambiarmi. Calma, non voglio ascoltare altre stupidaggini. Ecco, piano. Noioso! Eccoci qui. Oh, santo cielo, non sai quanto sono felice. Non sto nella pelle, che ansia. Sta calmo, amore mio. Adesso arriva il dottore e ti visita. Sì, ma non resisto. Vorrei già vedere com'è fatta. Di sicuro prenderà gli occhi dal padre e i ricci dalla madre. Sarà un vero splendore. Meno male che alla fine ti sono passate tutte quelle fobie, che sei contento di diventare papà. È la verità? Sì, certo, amore, sì. Ah, ti ho mai detto che ti amo? Anch'io ti amo. Buongiorno, eccomi salve, qui. Buongiorno a lei. Finalmente, ma dov'era finito? Sono nervosissima. Ogni 5 minuti mi viene la pelle d'oca. Ti giuro, sono agitata. È solo una visita di controllo. Come va la dieta? Benone, tra poco mi faranno socia del club del coniglio, vado avanti a carote. Bene. Scusa, perché stai ridendo? No, scusa. Ma vuoi smettere? Guarda che è vero, ci sto attentissima, sto seguendo la dieta alla lettera, vivo di lattughe e acqua, ma nonostante ciò continuo ad ingrassare, è vero. Guarda che il medico non è mica un ingegno. Sentiamo, da quant'è che non mi vedi mangiare un pasticcino, eh? Ma certo, perché li mangi di nascosto, è facile. Stai scherzando, le giuro che mangio 17 calorie al giorno. Scusatemi, vado a preparare l'ecografo. Ah, una domanda. Vuole partorire qui? Sì, certo. Sì. Bene, suppongo che il padre sarà presente, no? Ma è ovvio, lui sarà in prima fila con le braccia aperte e dirà ecco papà, giusto tesoro? No, amore mio, ascoltami, non ce la posso fare, credimi, ti prego, figlio, non puoi farmi questo, no, e puoi capirmi, che non capire voglio, cosa? Non posso, ecco, io non ce la posso fare, no, non ce la posso fare, ah, no. Ah, che no. Carino, non ci sarai, per quanto avrai ancora queste assurde fobie, non bastava quella del ciuccio e del biberon, ora anche quella del parto, vuoi lasciarmi da sola per sempre? Amore mio, ti prego, io svengo alla semplice vista del sangue, immagina durante il parto, dove tu... No, senti, non ce la faccio, io ti starò vicino, ti sosterrò, ma lo farò con un muro che ci divide, di sentito, più non posso fare, papà, credimi. Non ci vuole. Ma che dici, sei pazza, io vi adoro, Flora, io vi adoro. Spostati, mi scappa da morire, no. Signora, il bagno è di là, in fondo, dal corridoio. Quando torno voglio una scusa accettabile. No, stia attenta. Ma mi scusi tanto, è un'emergenza. No, lascia perdere, amore mio, dai, basta per favore, lasciate fare a me. Questa è una macchina molto costosa e delicata, per favore. Ci penserà Massimo, stia tranquillo, pagherà tutto quello che ha rotto. Ma sì, ma purtroppo dobbiamo rimandare l'ecografia, ormai non si può più fare. Sì, va bene, andiamo. Va bene, ma... Che cos'hai? Eccola! Ci siamo. Contrazioni? No, mi scappa di nuovo. Ancora? Quello degli uomini, dov'è? Ho letto in un libro. Massimo, il telefono, amore. Pronto? No, la moglie in dolce attesa. Ah, l'ecografia. Ora. Ah, ci siamo, lo dica di nuovo. Hai sentito, tesoro? Ho fatto fermare il taxi 5 volte per andare al bagno. Una signora mi ha aiutata, è stata davvero gentile. Però mi sembra strano e dico, ultimamente devo andare sempre in bagno, prima piangevo sempre, no. È normale? No, non è normale, vero, lo sapevo, sono speciale come mia figlia, sì. Ma non vedo l'ora di vedere com'è fatta, il viso, gli occhi. Stia ferma e non combini altri guai, d'accordo? Sì, va bene. Suo marito sta per arrivare? Ah,
Non è ancora mio marito. Comunque non viene. Se vuole posso raccontarle tutto dall'inizio. Magari un altro giorno, eh? Va bene, allora lei faccia tutto quello che deve fare. Io intanto chiamo il mio quasi marito e gli racconto in diretta come sta nostra figlia. Greta, mi passi Massimo, per favore? Ah, ehi, la sto vedendo. Ecco le braccine e le gambette. E quello che cos'è? Ma è un Eo? No, no, quelli non si vedono. È un bel maschio. Cosa? Come? Greta, ti prego, sbrigati, davvero un maschio. Ma non può essere, io ero così sicura e ora lui non mi vorrà bene perché io volevo una bambina e... No, aspetti un momento. Mi sembra... Guardi. Che cosa c'è? Signor Conte, telefono per lei. Essere florisienta, lei telefonare. Sì. Allora passamela, per favore. Tesoro. Amore. Flor, ciao amore, ma che è successo? Adesso calmati e dimmi dove sei. Sono in... È un altro falso allarme, tesoro mio. Calmati e respira. No. Allora, che succede? Che stai facendo? Ma niente, stavamo preparando la stanza della bambina, sai, manca poco. Adesso stiamo verniciando le pareti. Ma perché? Quella stanza è troppo piccola. Come? Nostra figlia non è sola. Che cosa? Sono due, tesoro. Avremo due gemelli. A ver esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría. Sì, tesoro, due stelline. Due, amore, ma sei sicura che siano due? Sì, tesoro, uno più uno fa due qui e a Crigolandia. E poi non sono due qualunque, sono due tutti nostri, più biberon, più felicità al quadrato, tesoro. No, signora, sono due. Sono due. No, signore, metta qualche altro suono. Hein, per favore, reagire. Amore. Sei ancora lì? Oh no, credo che il papà l'abbia presa male. Stia tranquilla, è normale data la notizia. Sono tranquilla, amore, di qualcosa, per favore, ci sei? Sono due! Sono due! Oh mio Dio, sono due! Sì, due! Sono due! Ha reagito, sì, due tesori. Beh, c'è anche la femminuccia, non dimenticarti di lei, eh. I miei complimenti, signore. Ha fatto proprio un ottimo lavoro. Mi scusi. Due, amore, ti rendi conto? Sono due. Sì, e il loro papà è impazzito sul serio, eh. Dai, sbrigati, vieni subito. Sì, amore, arrivo subito. Arrivo. Sono due. Sono... Floriziente! Congratulazioni, Floriziente! Che allegria tanto grande! Due piccolini! Ah, grazie, Greta. Digli di sbrigarsi. Ci voglio parlare. Signorina Florencia, tanti auguri per i bambini. Auguri! Certo, il mio signore sta facendo i salti di gioia addirittura. Digli di venire subito! Sì, ma sarà già a momenti ormai. Guardi, se apre la finestra dovrebbe già vederlo. E comunque, si sia presto, si alzi immediatamente, femminuccia. Si cosa aspetta? Si alzi! Sono due! Sono due! Sono due! Le mie stelline, i miei piccoli tesori. Quanto sono felice. Oh, eccoli lì, tesoro, li vedi? Due mini gemelli argentini di Crigolandia. Sono due bambini, amore mio. Sono due. Sì? E voi che mi accusavate di mangiare di nascosto, Massimo? Sì, è vero. Massimo, vuoi usare l'ecografo? Dai, coraggio. Bene. Guarda, amore, guarda i piedini, che belli. No, veramente, quelle sono le mani. Lascia fare la guida turistica a Fernando. E chi è Fernando? Sono io, ci diamo del tu per instaurare un rapporto di fiducia tra medico e paziente. Ha tutta la fiducia del mondo e meno male che c'è lui, altrimenti non saprei proprio come farei con i gemellini. Sono due bambini, amore mio. Basta, l'abbiamo capito che sono due. Lascia fare a Fernando, perché, lui sa meglio di tutti come fare. E poi tu sei un papà alle prime armi, quindi lascia fare a lui. Coraggio, avanti. Ho capito, lui lo sa fare meglio. Sì. Che ci vuole? Scusa, ma... È il suo lavoro. Ma perché gli dai del tuo? Te l'ha già detto lui. Ah, giusto, la fiducia tra medico e paziente. Smettila, Massimo. Ecco, guardate bene l'immagine. Quello è un...
maschietto, eh? Guarda, Flora, è un maschio, è un maschio. Shh, abbassa la voce, altrimenti lei ti sente e ci rimane male. Hai ragione, scusa. Fai il primo piano della femminuccia? No, non si può vedere perché il maschietto la copre. No, per favore, non la copre affatto. Non è che la copre, la abbraccia, la protegge, ha cura di lei. Sono molto uniti questi fratellini, amore. Non è fantastico? Due biberon, due ciucci, due lettini. Insomma, tu di tutto. 200.000 milioni di pannolini. Amore mio, per quando partorirai avrò già comprato tutto quello che ci serve. Sta tranquillo. A proposito del parto, dobbiamo iniziare a prepararci, eh? Sono due, è un po' più complicato. Dovrete fare un corso preparto e proprio oggi ne inizio uno. Bene, tesoro, preparati perché ci sarà da lavorare. Dovrai aiutarmi in tutto, capito? Beh, il padre può venire solo se poi assiste al parto. Tu ci sarai, vero? Flor, Flor, che succede? Mi si sono rotte le acque? Tranquillizzi, signora, ecco, l'aiuto io. Per favore, andiamo, 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 la prego, andiamo, andiamo. Ecco qui, perfetto, perfetto. Ah, che orrore, che parto travagliato. Non è stato lo stesso con i miei figli precedenti. Ah, ah. Ora andiamo, andiamo, coraggio. Sotto cielo, acceleri un pochino, acceleri, acceleri, ho circa 125 pulsazioni. Ma alla fine, nasce o non nasce? E che ne so io, ho avuto almeno 155 falsi allarmi, acceleri! Accidenti, stanno nascendo proprio qui, aiuto! Beh, non sarebbe la prima, sa? Lei è Fernando? No, tassista. Oh, sotto cielo, vada più svelto, la prego! Credo che si stiano rompendo le acque, ah, prova a tenerle! Bene, io posso aiutarla in caso abbia bisogno. Ah, che amore, che tesoro! Massimo mi abbandona e questo tipo, un estraneo, mi aiuterebbe a partorire! Guardi, il suo uomo è un mascalzone. Andiamo, andiamo! Nel frattempo le racconto, sì, le racconto tutta la storia. Io ho bisogno di un uomo accanto a me, un padre vero, che invece di scappare di corsa si rimbocchi le maniche. No, non svolti, non giri, per favore. Se va dritto arriviamo direttamente in ospedale. Signora, io sto facendo tutto il possibile. Un altro con le solite scuse. Signora, non mi confonda, eh? Non mi confonda. Guardi che il suo uomo si sta comportando in maniera imperdonabile. Come può non accompagnarla in un momento come questo? Massimo, Massimo, ho bisogno di te, Massimo, vieni per favore, Massimo! Andiamo, 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 ci siamo, dai, stiamo andando bene, andiamo bene! Va, 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 va! Ah, oh, perfetto, molto bene, poteva essere un po' più delicato. Scusi, ma... ero agitato, però siamo arrivati in tempo, tutto bene? Sì, sì, perfetto, perfetto, mi faccia scendere quanto le devo? No, non mi deve dare nulla, è un regalo per i suoi gemelli. Oh, che gentile, molto grazie, sul set. Andiamo bene, siamo nei tempi. Bene, bene. Ah, ecco, ci siamo, controlliamo. Ah, ah, perfetto. Ah, 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 queste non sono le contrazioni che conosco. Ah, 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 che succede? Vieni, no, vieni, no, per niente, favore. Niente. Entra, vieni. Non è niente, stavo facendo no, 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 la simulazione. Sul lettino, sul lettino, vieni, vieni. Però sono contenta perché, ecco, perché procede bene. Certo, potevamo metterci un po' meno. Piano. Però era solo una prova, niente di più. Stavamo provando e finché non lo decido i miei bambini non nasceranno, non ti preoccupare. Dici? Sicura? Sì, sono sicura. Una cosa è sentire le acque rompersi, un'altra è sentire le contrazioni. Io non so se... Sì, vedo che sai tutto. No, 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 no. Sdraiati, rilassati, rilassati. Rimani sdraiata. Pamela, per favore, prepara la sala parto, presto. Vuoi che chiami Massimo? No, non lo chiamare, non lo cercare, non lo trovare. Mi ha abbandonato, mi ha lasciato sola in questa simulazione. Si è dimenticato del cellulare. Hai detto sala parto? Stai tranquilla e respira. No, ti dico che non stanno nascendo. Io conosco i miei figli e finché non c'è il padre non nasceranno. E il padre non c'è, quindi non verranno fuori. Probabilmente mi sono agitata un po' con tutte queste finte delle... Ah, ah, che gentile, però credo che chiamerò un taxi. Veramente, molte grazie. No, no. Coraggio. Questa volta non è un falso allarme, capisci? Che vorresti dire? Che i tuoi figli stanno per nascere, mia cara.
nascere? Sì. Stanno per nascere. Oh, stanno per nascere, stanno per nascere. Anna, piano 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Flor, tranquilla. 2, 3, 4, tranquilla, hai tempo. Ancora non vogliono nascere, però sei in travaglio. Se sono in travaglio, sto per partorire. Allora portatemi in sala parto, non voglio averli in sala d'attesa. È terribile, andiamo a sbrigarmi. Flor, sono i miei calma, figli. Calmati. Devi respirare, rilassati. Ti ricordi il corso? Ricordi? Sì. Spingo, respiro, contraggo, spingo. Oh no, che orrore, andiamo, sono in pericolo. Cosa stiamo aspettando? Non c'è pericolo, non dobbiamo andare in sala parto. Sì, tranquilla, tranquilla, tranquilla. Ho tutto, ho il ciuccio e il biberon. I bavaglini, ho dimenticato i bavaglini, Massimo, non c'è il mio Massimo, c'è bisogno del papà. Tranquillizzati. Prendi, ecco, chiama la tua famiglia, io torno subito. No, no, non andare, per favore, non lasciarmi in questo momento così difficile, ho paura. Vado a cercare l'ostetrica che ti prepari, niente di più, va tutto bene, va tutto bene. Pronto, Massimo, Anna, Greta. Mi perdoni, è che sono in travaglio, sto partorando, mi scusi. Pronto, Greta. Ah, no, 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 non ho chiesto un taxi, ho sbagliato. Pronto, pronto. Ah, com'è il telefono di casa? Scusa. Com'è? Sola, già. Pronto? Nonna, gemelli, parto in travaglio, nascono, correte qui. Sì, Florencia, sì, me l'immaginavo. Altra simulazione. Sì, mia cara, sì, tu respira tranquilla e rilassati. Noi ti aspettiamo a casa. No, no, signora Anna, non sto simulando, è vero. È vero, nascono. Ah! Ai, ai! Stanno aumentando le contrazioni. Venite qui, per favore. Sì, chiaro. Sta rilassata, rilassata. Ora torna a casa. È Flor, è Flor, è Flor. Altra simulazione. Mi passi Massimo, lui mi crederà. Ah sì, chiaro. Massimo vuole parlare con te. Dille che la smetta e che venga qui, che deve stare a riposo. Dice Massimo. Ho sentito. Gli dica che sono in pieno travaglio, che sto partorendo, i nostri figli stanno per nascere, che venga. Dice Flor. Niente, niente, mamma, riattacca, riattacca. Ora basta con le simulazioni. Perché nessuno mi crede? Ah, vedi, Florencia, devi ragionare. Rilassati, respira e ritorna a casa. Signora Anna! Mi scusi, non è successo niente, non è successo niente. Andiamo a prepararci, che ora devo vestirla, mia cara. Poverina, parto gemellare. Pensi sia doloroso uno e questi sono due, no? Ora ci prepariamo. Voglio la mia famiglia, voglio la mia famiglia. C'era un conte che si voleva sposare con una... Aspettate, aspettate, gemellini, non nascete finché non viene papà. Così lo... Cosa succede? Sto per partorire. Ah, sì, bene, le contrazioni, la dilatazione. Vediamo un momento. Vediamo un po'. Per favore. Ci siamo? Ah, sì? Stanno